desideriamo già una novità di vita. Pensate che le beatitudini non sono al futuro, le beatitudini sono al presente. E quindi bisogna cercare di renderle al presente. Cioè, se i miti sono capaci di essere i custodi della terra, quindi la ereditano, dovremmo essere miti. Se gli operatori di pace saranno tali e vedranno Dio, cioè lo vedono qui, che saranno chiamati figli di Dio, cioè figli di tutti, saranno figli di tutti, perché guardate che essere figli di Dio, e qui è un discorso teologico e la teologia deve cambiare anche su queste cose, deve cambiare il linguaggio, deve cambiare prospettiva, ma quando diciamo dobbiamo volerci bene perché siamo tutti figli di Dio, essere figli di Dio non significa altro, non è essere, Dio non è un nome proprio, cioè non è essere figli tutti di Giuseppe o di Francesco o di Maria, ma è essere davvero, ammettere che Dio è un bene comune e che questo bene comune lo si trova quando sappiamo vivere insieme. Allora, io credo che il cammino è questo, cioè cercare di formarci insieme. E quando dico il primo passo è la liberazione, dico questo, cioè liberiamoci da quello che non serve per costruire dei legami. L'elemosina è sufficiente. La giustizia sarebbe sufficiente se non è solo una giustizia così legale, teorica, giuridica, ma è anche davvero un prendersi cura, cioè un riconoscere la bellezza che gli altri hanno, la dignità che le altre persone hanno. Cioè non può esistere giustizia, se io non amo, non sono affascinata dall'altro, dagli altri. Per cui è importantissimo, capite, cambiare atteggiamento. E ripeto, e concludo con questo, per far questo bisogna in qualche modo davvero formarci insieme, abituarci a stare sempre insieme. Ma volevo concludere leggendovi uno stralcio di una poesia molto bella di Pablo Neruda. Il titolo è La grande gioia. Prendo solo alcuni versini. Io ho la gioia duratura dell'albero, dell'eredità dei boschi, il vento del cammino e un giorno deciso sotto la luce terrestre. Non scrivo perché altri libri imprigionino, bensì per semplici abitanti che chiedono acqua e luna, elementi dell'ordine immutabile, scuole, pane, vino, chitarre e arnesi. Vi dico solo due cose su questo perché mi sembra molto importante. Non scrivo perché altri libri mi imprigionino, quindi non scrivo nemmeno solo per gli intellettuali, cioè, bensì per semplici abitanti che chiedono acqua, e uno dice bene, lo facciamo, cioè andiamo a scavare i pozzi. No, ma c'è questo dettaglio poetico bellissimo, che bisogna essere poeti per fare queste cose: acqua e luna. Cioè in pratica un popolo, una persona di
la poesia, ti chiede il fascino della contemplazione, cioè non possiamo trattarli solo come persone che stanno in fila per chiedermi qualcosa. Poi certamente mi chiede acqua e luna, no? Questi elementi che alcuni sono riconosciuti come diritti umani, e l'acqua è un diritto umano così come la terra, altri sembrano delle cose in più. Mi chiede quindi scuole, pane, vino, vedete, scuole, cioè la formazione, questo cibo condiviso insieme, ma anche il vino, cioè questo che il salmista direbbe è l'elemento che rallegra il cuore dell'essere umano, cioè qualcosa in più. E addirittura scrivo per chi mi chiede chitarre e arnesi, cioè sì, mi chiede strumenti di lavoro, mi chiede lavoro, ma mi chiede anche gioia, mi chiede anche festa, anche perché noi qui in Italia ormai abbiamo a che fare con popoli che sono nati dalla festa e che vivono, nonostante la loro fatica, anche con la dignità della festa. Per cui quando ho davanti una persona, io ho davanti tutte queste cose, anche quando un italiano o un'italiana, cioè ho davanti la sua poesia, la sua sensibilità, la sua ricerca di lavoro, la sua dignità di donna o bambino, che non può essere più sfruttata. Ho davanti una persona che vuole mangiare, ma ho davanti anche una persona che vorrebbe stare con i suoi amici e che ha il diritto di starci. Allora, vedete che è obbligatorio in qualche modo creare degli spazi di fratellanza. Grazie. Grazie, perché il silenzio che regnava in questa sala, insomma, fa capire che la fatica che stiamo facendo per avvicinarci a questa fratellanza la percepiamo con tutta la voglia di farlo, ma con la consapevolezza di essere piuttosto deboli e fragili nella necessità di rivedere un po' il come viviamo. Il messaggio del Papa per la giornata della pace lo potete trovare poi a quel banchetto di Forma Pace, quindi c'è per tutti e lo potete poi riprendere. Don Enrico, direttore della Caritas, non ha bisogno di presentazioni, perché diciamo in città il suo lavoro per costruire questa fratellanza, insomma, è visibile e percepibile. Che cosa ci dice rispetto a questa fatica? Buonasera a tutti e grazie di le riflessioni dell'Antonietta. Non la chiamo professoressa perché sennò mi direbbe qualche cosa che... Bene, grazie anche a voi, perché questi momenti sono fondamentali, ce l'ha detto. Allora io concludo così, dando qualche altro spunto, prendendo così le parole che ci sono state dette, e dentro di me, mentre l'ascoltavo, facevo queste riflessioni. Ecco, da dove deve partire il nostro impegno per la pace? Questo messaggio per la pace, io credo, da una fondamentale consapevolezza. Io parlo da credente, prete, parlo, credo, stiamo in una parrocchia, anche a persone credenti. Allora credo che il primo passaggio che si debba fare è proprio cercare la motivazione di fondo per cui si può e si deve e siamo obbligati a parlare di pace. Qual è questa motivazione di fondo? Mi permetto di parlare proprio così, in maniera molto semplice, raccontandovi qualche aneddoto. Il primo: io sono vissuto, quando ero bambino, intorno a Roma, in un castello
che si chiama Torre in Pietra. Qualcuno di voi ci sarà stato, avrà bevuto il latte forse. Ai tempi miei, quando ero bambino, proprio si mungeva lì, quindi bevevamo quello diretto, quasi mucca e consumatore. Stando lì è un borgo, un castello, dove c'era la chiesa, c'erano i carabinieri, c'era il forno, c'era la scuola, la mia maestra della prima elementare si chiamava Ada, e c'era anche un luogo che si chiamava la dispensa, dove c'era il dispensiere, poi c'era la cantina dove si pigiava l'uva, c'erano le stalle dove c'erano gli animali, c'erano dove c'era il falegname. Era un piccolo borgo, un microcosmo, ma molto semplice, ma molto ricco, che ci ha dato tanto. Allora, ogni tanto, per quando si parla di temi grossi, come quello di cui abbiamo affrontato quest'anno, mi vengono in mente le mie prime esperienze, ecco così, culturali, di vita, che mi hanno veramente arricchito. Una delle esperienze che ho fatto è questa, la dispensa, c'era il dispensiere, si chiamava Alfredo allora. Il dispensiere, oggi non c'è più questa dispensa, era un uomo così molto serio, faceto, aveva sempre sull'orecchio qui una matita, un lapis, perché normalmente in questo borgo tutti ci conoscevamo, si andava alla dispensa a comprare quello che c'era necessario. Mia mamma mi diceva: vai a comprare un etto di margarina, di mortadella, vai a comprare i lacci delle scarpe, perché c'era di tutto, dai lacci delle scarpe, al vino, la mortadella, il pane, le acciughe, così. Vai giù. E io andavo e il signor Alfredo prendeva la sua carta, mi incartava tutto, lo metteva sulla bilancia, quelle bilance che erano da un peso da una parte, e poi dopo c'era un quadernone sul bancone e scriveva il nome della mia famiglia, Feroci, io mi chiamo Feroci, quindi state attenti, scriveva un etto di mortadella, e adesso non so, mi ricordo quante lire costasse questo etto di mortadella. Io lo prendevo, correvo da mia madre e lo portavo a casa. Alla fine del mese mio padre, che diceva che riceveva il suo stipendio, era molto povero lo stipendio a quei tempi, nel dopoguerra, e andava giù da Alfredo e gli diceva quant'è, facevano la somma e tirando poi tutto questo, lui pagava e il signor Alfredo prendeva il lapis e faceva una grande croce sulla pagina nostra, cancellava tutto. Questa esperienza mi ha fatto capire che cosa significa la pace per noi. C'è stato qualcuno, e qui è un discorso di fede che io tocco, che ha fatto proprio così, è venuto Gesù, figlio di Dio, che ha detto: chiudo, faccio, cancello tutto, io vi rimetto in comunione profonda con il Padre, con Dio stesso, io sono quella croce che ha cancellato il vostro debito, oramai voi siete stati abilitati per vivere in comunione profonda con il Signore. Ma io credo che sia questa, che il primo, se uno non si sente riconciliato così, se uno non si sente partecipe della vita di Dio perché lui ne aveva bisogno, non saprà essere nemmeno strumento perché anche altri possano diventare partecipi di questa comunione, di questa realtà. Quindi mi sembra che il primo discorso di fede che dobbiamo fare è un discorso di sentirci, chi si sente veramente riconciliato, chi si sente veramente reso persona partecipe della vita di un qualcuno, non per mio merito ma per dono, allora lui saprà esportare, saprà donare qualche cosa di grande agli altri. La pace è un dono che io posso dare all'altro, se ce l'ha detto Antonietta all'inizio con altre parole, parole più forbite, parole più ricche, ma ci dice il primo concetto che deve avere è: dobbiamo riconciliarci. Noi siamo stati riconciliati, chi non percepisce questa riconciliazione non riesce nemmeno a donare agli altri questa riconciliazione. Quindi mi sembra che il primo punto mi sembra che debba partire proprio da questo. Poi vorrei sottolineare un altro aspetto, che ha detto Antonietta, molto molto importante, credo che sia fondamentale, il conoscere l'esperienza. Bellissima quello che ci ha detto, guardate che in una parrocchia, se c'è un centro d'ascolto dove eventualmente vengono le persone povere per chiedere un aiuto, chiedere qualcosa,
qualcosa. Vicino a questo centro d'ascolto ci dovrebbe essere un centro di formazione. Di formazione. Perché se noi non sappiamo, non conosciamo, attenzione, la formazione non è solamente un acquisire nozioni teoriche, ma ci dobbiamo formare a sapere, come ci ha detto lei nel discorso di frate, bellissimo quello scenario che ci ha messo davanti agli occhi. Il fratello non è solamente colui che è nato dalla stessa madre, ha lo stesso sangue. Noi oggi abbiamo parcellizzato questo modo, questo rapporto, ma il fratello è colui che vive e dona totalmente se stesso all'altro, giorno e notte, in una consuetudine di esperienza di vita. Questa è la fratellanza, e dobbiamo conoscere e dobbiamo sapere. Chi sa, chi conosce, si mette nella stessa dimensione d'onda dell'altro. Permettetemi di raccontare ancora qualche aneddoto. Ecco, no? Nel mese di ottobre 2014 io sono stato a Milano perché sentivo parlare tanto dei migranti che arrivavano dalla Siria. Nel 2014 più di 150.000 persone sono sbarcate sulle nostre coste. E allora le nostre mass media, la gente quasi preoccupata, siamo invasi, 150, dove li metteremo? Io sono andato a Milano perché avevo sentito dire, qui a Roma è un fenomeno molto basso, che a Milano c'era un luogo dove venivano accolti i transitanti. Noi italiani siamo bravi a fare leggi e siamo anche bravi a dimenticarcelo immediatamente. Sapete che la Comunità Europea ci dice che il primo paese che un migrante tocca, quel paese deve essere responsabile di quella persona, quindi gli deve dare i documenti, lo deve identificare e deve dare i documenti. Noi abbiamo fatto finta di non saperlo, per cui tutti quanti i siriani che sono arrivati sulle nostre coste, noi gli abbiamo dato un foglio di via e sono partiti e sono transitati per l'Italia. A Milano c'era un centro dove accoglieva i transitanti. Io sono stato lì a parlare con l'assessore delle politiche sociali del comune di Milano, con la Caritas Ambrosiana di Milano, e ho detto, ma come mai voi fate questo? È perché si può fare, lo facciamo. A ottobre erano passati 40.000 siriani che arrivavano a Milano, stavano una settimana in media, venivano rifocillati, aiutati anche dalla Carica Ambrosiana, e poi si sparpagliavano, andavano per tutta quanta l'Europa. A ottobre già dei 150.000 persone che erano sbarcate, 40.000, mi avevano detto, già erano passate, transitate per l'Italia, erano sparpagliate per l'Europa. Però stando lì, io ho fatto un'esperienza che mi ha veramente toccato nel più profondo, la racconto sempre. Due persone, uomo-donna, di una giovane, ma insomma non proprio giovanissimi, mi hanno raccontato la loro odissea. Partiti dalla Siria, guerra, ne ha parlato anche Antonietta, ecco, no? Persone che stanno nell'ambiente guerra, ma non vogliono nemmeno essere così guerriglie, oppure essere persone che fanno la guerra. Sono scappate, sono andate in Libano. Pensate che in Libano su 4 milioni e mezzo di persone ci sono 1 milione e 2, 1 milione e 5, non si sa bene, di profughi siriani che si sono arrivati in Libano. Pensate, 4 milioni e mezzo di abitanti del Libano hanno 1 milione e 200 mila persone che sono arrivate. È come se qui da noi arrivassero 15 milioni su 60 milioni, 20 milioni su 60 milioni, quindi il fenomeno è grosso. Sono passati in Libano, da Libano sono arrivati non so bene come in Egitto, poi dopo sono arrivati in Libia, 2 anni ci hanno messo per fare questo percorso, sono rimasti in un campo in Libia, hanno trovato finalmente pagando fortunatamente un passaggio, un barcone, e quindi si sono imbarcati il 2 luglio e loro avevano pagato tanto, quindi avevano anche i salvagenti. E stavano sopra il ponte di questo barcone, sopra, perché sotto nella stiva del ponte, più sotto, sono messo quelli che pagavano poco e che non avevano nemmeno i salvagenti. Quindi sotto. Quando stavano a un certo punto, hanno visto da lontano una nave che arrivava, si sono agitati, immaginate, arriva oramai arriva la salvezza, e quindi ci sono quelli che stavano sotto, sentendo che sopra, ecco, si agitavano, che strillavano, che gridavano, hanno tentato di venire su, quindi c'è stato un grosso trambusto, questo barcone si è rovesciato e loro
in quel momento, in quell'attimo, dopo tutto quanto questa peripezie, loro hanno perso.